È comunque il 15 settembre. Scuole occupate, ma non dagli studenti. Tra pochi giorni riparte l'anno scolastico, eppure le palestre di molti istituti italiani ospitano ancora i profughi. Qui siamo a Portogruaro, in provincia di Venezia, e questo è l'istituto tecnico dove hanno trovato accoglienza una cinquantina di migranti a poche settimane dall'inizio delle lezioni. Dormono su materassi sparsi per il campo di pallavolo, i vestiti stesi ad asciugare su delle seggioline. Qui in pochi parlano italiano. C'è qualcuno che parla italiano? English, Italian? French? A un certo punto ci vogliono cacciare, minacciano di chiamare i carabinieri. Non potete entrare, per favore. No. Mi scusi, è un mediatore culturale? È una palestra che di solito è utilizzata dagli alunni, giusto? Utilizzata dagli alunni e anche dalle società, dalle associazioni, serali, anche da gruppi che non hanno niente a che vedere con la scuola. E scoppia la preoccupazione di alunni e genitori. La vergogna d'Italia è questa. Siete un po' arrabbiati per la loro presenza? No, è il modo dello Stato di gestire tutto il barbaramo. A Portogruaro era previsto che il 9 agosto gli immigrati lasciassero l'istituto tecnico e venissero trasferiti altrove. Invece non solo sono rimasti qui, ma sono anche aumentati. Senza contare che nelle prossime settimane servirà anche il tempo materiale per ripulire la palestra e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. Adesso non so se la struttura la sia idonea o meno, non credo, perché è una scuola, è una palestra,